Allora, poiché in qualche modo la viltà è qualcosa che tutti quanti conveniamo Conosciamo. dell'essere comunque negativa, un male, quello che metto con la M minuscola, dal punto di vista educativo la società dovrebbe in qualche modo lavorare per dire, dato che noi abbiamo detto che cos'è la viltà, è la non scelta, cioè tu scegli di non schierarti, no? Di non Allora, correre rischi. ecco, allora io effettivamente credo molto in questa idea di lavorare rispetto all'educazione nel portare i ragazzi a dire noi dobbiamo schierarci, perché forse appunto chi si schiera forse è un antidoto, può esserci, c'è un modo per vincere, per superare questa diciamo tendenza comune che tutti hanno dentro di sé di autoconservazione anche, perché forse la viltà è anche una forma di autoconservazione, cioè io non mi muovo e quindi Però ci sono anche schieramenti sbagliati. certo, Puoi scegliere di stare dalla parte sbagliata e io non è che se uno mi presenta un fascista che ha corso dei grossi rischi, eccetera, dico però ha corso dei rischi e quindi cosa no, conta che certo. fosse fascista? Io sono membro di una, adesso tra poco avrete Juan Carlos de Martín, che ha fondato questa Commissione per le Scienze Umane, Sociali e Politecnico. E allora mettiamo un'ora di sociologia, mettiamo 2 ore di psicologia. Io ho detto fate leggere dei romanzi agli ingegneri, cioè che Sei sono persone che io diverso, rispetto in un altro moltissimo, verso. perché se non ci fossero gli ingegneri vivremmo molto peggio, non c'è dubbio. Non leggono spesso romanzi. Allora perché i romanzi? Secondo me anche i ragazzi tuoi sono giovani, Sì. però leggere delle storie dove i personaggi si trovano di fronte a delle scelte, delle contraddizioni, forse è più utile che dirgli dovete fare delle scelte. È quella che viene chiamata più che la morale dei valori, la vita morale, cioè il fatto che le persone si trovano nel corso della loro vita di fronte a una serie di dilemmi. Allora, quello che è interessante è seguirli nei loro dilemmi e cercare di, non di dire qual è la scelta giusta in assoluto, ma far capire che dentro queste loro esperienze, questi loro vissuti, già ci sono, come ho detto per la viltà, ma lo sto dicendo anche per la violenza, eccetera, già ci sono dei momenti nei quali loro si pongono dei problemi etici. E tu non li devi dire, devi fare così, devi allenarli a pensare moralmente le cose. Poi tutti possiamo sbagliare, però uno dei problemi più grossi è che la viltà viene nel non porsi problemi. Cioè, moltissimi che non si pongono problemi e fanno quello che gli viene detto di fare. Poi, naturalmente, ci sono quelli peggiori, quelli che fanno i delatori, eccetera, e quelli lì è difficile che non si rendano conto di stare facendo delle porcate. Allora, spesso si cita il terzo canto dell'inferno come il canto degli ignavi. La parola ignavi Dante non la usa mai. In realtà è il canto dei pusillanimi. E i pusillanimi cosa fanno? Sono persone che non scelgono, la loro cieca vita è tanto bassa, dice Dante, perché non fanno scelte. Continuano a passare tutta la loro vita senza fare scelte. La viltà è spesso rinunciare a fare scelte. Allora, i romanzi servono anche a questo, a vedere i personaggi che si trovano di fronte a delle scelte. E poi non necessariamente il romanzo ti dice fare la scelta giusta. Mi era venuta una domanda Che in realtà si ricollega a un tema che è emerso molto, che è quello della scelta. La mia domanda è dire dove sta il dubbio nel dire che io ho una scelta tra ad esempio, agire in un certo modo o nell'altro. Allora, molta psicologia contemporanea sostiene che esistono i caratteri. I caratteri sono una delle cose più strane del mondo. Tutti sappiamo che i caratteri esistono. Nessuno li spiega veramente, perché spiegare i Fin caratteri da con bambini, cioè due gemelli a un anno hanno due caratteri diversissimi. Allora, non è l'ereditarietà, non è chi è nato prima e chi è nato dopo. Ci sono i caratteri. E io sono del tutto convinto che i caratteri possano avere una relazione con le scelte. Cioè, nel senso che se tu sei una persona di un certo carattere, sarai spinto in una direzione o un'altra. Così come, appunto, nel lavoro che sto facendo sulla violenza, ci sono persone più violente, proprio d'impulso. Però non sono disponibile a pensare che le persone siano determinate dal loro carattere. Penso che il loro carattere sia importante, ma non sono disponibile a dire questa persona qua si è comportata così perché ha quel carattere. Il carattere ti Ma è la porta ad una società serie, ti favorisce, cioè, la la società in società cui ti sei. condiziona.
l'esperienza, però, cioè, non mille cose, però tra tutte queste io faccio la scommessa pascaliana di dire concediamoci uno spazio di scelta, altrimenti rinunciamo, perché altrimenti com'è possibile dire che uno che era nazista, che era in una situazione gerarchica dove gli davano degli ordini eccetera eccetera, ha fatto dei crimini? A quel punto non è più fatto i crimini, perché sei diventi completamente irresponsabile. Perché una scommessa dire che è uno spazio di scelta? Io penso che sia una scommessa dire che è uno spazio di scelta, cioè non mi sento di dirlo come un dogma, okay, tipo il libero arbitrio, è una scommessa che faccio. Voglio dire, in questo libro non ci sono dogmi, per cui anche questa cosa del libero arbitrio, cioè che è uno dei grandi temi delle religioni occidentali, delle monoteiste. Adesso io della viltà ho fatto un male comune, non il male comune, è un male comune, ed è un male che a me interessa in quanto sta dentro la consapevolezza della persona. Poi, appunto, Weber, l'etica dell'intenzione, l'etica delle conseguenze, se tu parli dell'etica delle conseguenze, in molti casi la persona che fa più danni non è neanche consapevole, non sa di aver fatto una scelta, perché, voglio dire, la viltà è un male comune, l'idiozia è un male comunissimo, per esempio. Ecco, l'idiozia, per esempio, è un problema estremamente interessante. Naturalmente ci sono i vili che sono anche idioti. Ci sono i vili che... La stupidità di Cipolla, di Carlo Cipolla. No, secondo me quella di Cipolla è un discorsino interessante, però in fondo non ti dice che cos'è la stupidità, ti fa tutta la fa un quadro statistico della stupidità molto divertente. La stupidità, permettetemi, Manzoni, che dice di Donna Prassede, perché Don Abbondio ti può stare simpatico, Donna Prassede non può stare simpatica a nessuno. E dice di Donna Prassede che si comportava con le idee come dicono che ci si debba comportare con gli amici. Ne aveva poche, a cui era molto affezionata. Ecco, questo è un ritratto perfetto della stupidità. Poche idee e sempre uguali. Allora, parliamo di un male comune, quindi io non dico che esistano persone al di sopra di ogni viltà. Questo è un principio del libro, non ci sono persone al di sopra di ogni viltà, però ci sono viltà gravissime, inaccettabili, altre meno. Non è solo fatto di conseguenze il rinunciare alla propria umanità. Quello che voglio dire è che quando tu accetti di fare certi crimini o di permetterli, stai rinunciando alla tua umanità, non solo a quella dell'altro. Quindi non è solo fatto di conseguenze.